Salve a tutti ragazzi e bentornati qua in questo nuovo appuntamento con W Super Garzoli. Questa sera abbiamo un sacco di roba da fare. Come vedete qua abbiamo camera di fusione completa, quindi questa cosa vuol dire che andremo a prenderci la nostra prima carta camera di fusione Royal Rumble 21. Performance Center, ragazzi, finalmente, dopo pochissimo mi sono messo subito da fare, non volevo perdere troppo tempo. Abbiamo concluso anche l'allenamento di Seth Rollins. Se non avete visto il video, lo scorso video, vi invito a vederlo perché abbiamo veramente sbancato in quel pacchetto con gli 800 cuori di San Valentino. Doppio Seth, questa sera andremo a farci la pro e ovviamente andremo a prenderci anche le ricompense Wild Wednesday. Però prima di fare queste vorrei provare a fare appunto la pro Royal Rumble 21 di Seth Rollins, perché se dovessimo appunto livellare fino al nuovo livello Royal Rumble 21 andremo a prenderci ricompense migliori anche in questo evento qua. Poi dopodiché penso che abbiamo concluso, non so cos'altro c'è da fare, cos'altro, Super Pass, a che punto siamo, perché comunque ci manca due livelli li abbiamo concluso, ci manca, vediamo un po', un ticket, vabbè, questo purtroppo non lo posso fare perché ho concluso ticket, vabbè, questo l'ho fatto fino a stasera alle 9 che non viene rinnovato l'emissione, non posso andare avanti, quindi 50 punti comunque è come se l'avessi già in tasca, easy. 111 vittorie su 125, quindi vabbè, questo qui comunque lo farò in giornata. Devo ancora ripristinare la tavola per un paio di volte. Poi eccola qui, la missione, due carte su tre pro perfette, andiamo a farci Seth Rollins perfetto pro, quindi arriviamo anche 240 punti. E con 240 punti probabilmente andremo a prenderci anche un'altra ricompensa qui del Super Pass. E niente ragazzi, direi di partire piano piano intanto con i pacchetti. Questo l'ho fatto ieri? Sì, mi sembra di sì. Sì, l'ho fatto, vabbè. Non ho vinto un cavolo, ma vabbè, ci sta. Vabbè. Non è che si può vincere sempre questo gioco, vero Supercard? Io lo so che tanto o mi vuoi talmente bene che mi dai il mondo, abbiamo visto nell'ultimo episodio, oppure mi trolli per mesi interi. È sempre così, sempre così. Secondo pacchettina, incubo per noi. Allora ragazzi, questa sera uscirà anche il nuovo evento Ring Domination. Allora, io in questo evento qui di solito non capisco perché ogni volta che aggiorno il deck mi si sballa tutte quante le shard, diventano come se fosse l'ultima, nel senso, come vedete qui per esempio la sciame si rimane tale, ho meno shard da rompere rispetto alla Mastodonte e la Royal Rumble 21. Quindi ho paura anche ad aggiornare il deck, perché tutte le volte provo a fare aggiornamento del deck mi si smaiala ogni cosa. Quindi io rimango a Mastodonte Plus in questo modo. Magari possiamo ancora abbassarlo, però se dovessimo intanto aggiornare, provo ad aggiornare, ho paura ad aggiornarlo, vabbè, facciamolo. Io aggiorno, siamo a Mastodonte Double Plus. Se dovessimo andare a farci la pro di Seth Rollins, arriveremo a Royal Rumble 21 pure qua? Siamo rimasti, oh, va bene, ma rimani così per favore, non fare cavolate. Forse è meglio che faccia l'upgrade del deck prima dell'inizio dell'evento, altrimenti si sbombola ogni cosa. E di solito nei momenti succede anche a voi, ma a me ogni volta succede, vabbè, non lo so perché. Allora ragazzi, direi di cominciare. Tanto ritiriamo il nostro Seth dal Performance Center. Questo era il secondo set, il primo era già al 100%, ovviamente sono andato avanti in Royal Rumble proprio di continuo, a tutta randa, senza tregua. E quindi va bene. Secondo step, vedere se entrambi sono a livello 100 tutto quanto, perché io non voglio babischierate, 100, 100, 100, 100, va bene, ok. Ragazzoli, partiamo con le cose più semplici, quindi andiamo a prenderci la carta Royal Rumble 21 in camera di fusione. Allora, cosa sperare da questo pacchetto? Ah, non mi fa vedere le carte, peccato, vabbè. E cosa sperare? Dunque, se dovessimo prendere un wrestler, sicuramente andrà ad accompagnare il nostro unica carta Royal Rumble 21 normale che abbiamo, ovvero Bill Goldberg. Però sicuramente insieme agli altri potrebbe andare nel deck principale, perché comunque Royal Rumble 21 fusione è più forte. D'altro canto potrebbe servirci anche una donna da sostituire alla sciame di Lana. Non lo so onestamente, tutto potrebbe andare bene, sinceramente, tutto può andare bene. Quindi dai, andiamo a spacchettare ricompensa Royal Rumble 21. Bam! Bam! Dai! Vai vai! Oh! Yeah! Donna per noi, Zan! Scialli signori, attenzione! Possiamo farne anche un'altra, ma dovrei sacrificare Big E e non voglio, purtroppo. Dovremmo ricominciare dalla sciame, se non vado errato. Sì, infatti, dovremmo cominciare dalla sciame e andare avanti così. Quindi facciamolo subito intanto, facciamolo immediatamente.
Allora, Braun Strowman. Un altro Braun Strowman. Wow. Riddle. E per pochi punti. Vediamo un po' se ho tipo la Neon da qualche parte. Qualcosa. Una sedia. Yeah. Vai! Allora, Sciame fra 4 giorni e mezzo ce l'abbiamo, quindi si ricomincia da qui, sostanzialmente. Allora, ragazzuoli, io direi comunque di allenare. Che magari chissà, con questa forse arriveremo lo stesso a Royal Rumble. Che ne sai, che ne sai? Donna Royal Rumble 21, la blocchiamo. Ne ho avute delle altre? No, infatti questa è la prima. Mi sa che è proprio la prima del gioco, forse. Alleniamola. Abbiamo un po' di roba da dare. Andiamo con Elementale. Una carta elementale sola senza blocchi. Diamogli anche. Dunque, Bray Wyatt, questo è le camere fusione, quindi ci servirà. The Berserker, no, è ancora in un deck. Di Guerrero pure. Tucker. Tucker lo chiamiamo lui. Vai. Non c'è neanche bisogno di fare Seth Rollins. Siamo già a Royal Rumble, signori. Wow! Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Però lo facciamo lo stesso, Florence, che cavolo. Ragazzoli, siamo arrivati finalmente alla vetta di Supercard, o perlomeno quasi, comunque siamo all'ultimo livello, questo, ma per un pelo proprio, per un pelo, ma confermeremo questo tale deck con Seth Rollins Pro. Probabilmente una volta fatto Pro torneremo un attimo indietro, quindi prendiamoci intanto i gettoni subito, che non voglio far cavolate, ma insomma, comunque, beh, al Rambo ci siamo arrivati, sono contento. E ok. Ok, che dici, si va subito alla freebie? Io direi subito a prendere la freebie, ragazzi, senza troppi perdite di tempo. 2353 crediti che ci serviranno per questa ring domination, quindi bene, bene. Tutto quanto easy, bellissimo, ragazzi, fantastico, ragazzi. Quando sto gioco dice bene, è fantastico. Allora, quante carte in draft board? Mi sa che sono 0, vero? 0, e quindi so, penso, so, fa, si fa una cosa bella easy. Non voglio andare a fonte con niente, me la compro direttamente in super negozio. Ci stanno adesso pacchettini da 25 e usiamoli, no? Che se ne frega. Qui a proposito, non ho guardato neanche le ricompense di marzo, onestamente. Sono scordato. Cosa abbiamo? Confezione maxi Adam Cole. Adam Cole Rumble Sim 2 con 30.000. Vabbè, ovviamente cioè, se c'è poi super gettoni puoi fare poco in questo store, devi accumularli nel tempo e prendere la carta migliore. Andiamo a prenderci la carta freebie, signori. Royal Rumble 21, ti immagini appare Goldberg, che è l'unica che abbiamo adesso, o magari che ne sai, tra l'altro un'altra donna, no, vabbè, o magari quella che andremo a prenderci magari dopo nel Wild West, che ne sai. Ragazzuoli, il gran momento, siamo on draft board con il nuovo simbolo Royal Rumble, si va. Oh niente. Oh niente, ditemi sotto nei commenti se anche voi state in questo momento facendo questo spacchettamento un draft board per la freebie. Andiamo, andiamo avanti ragazzi. Oh dai, madonna, madonna. Sapparirà, sapparirà. Onestamente non so neanche chi sono tutte quante le super star al momento, non mi sono spoilerato nulla, non ci ho nemmeno guardato ancora. Oh. So che tanti wrestler del passato mancano, tanti sono nuovi, quindi boh, vediamo un po'. Dai che arriva, dai che arriva, Shelton Benjamin. Gran Metalik! Madonna! Rey Mysterio! L'ultima, me la fa sudare fino all'ultimo, guarda che pezzo di madonna ragazzi! Eccola, eccola! Oh yeah! Beh, cosa sperare di meglio? Io penso proprio no. Penso che non ci fosse niente di meglio che una Sasha Banks. Direi proprio di sì, direi proprio che è un ottimo freebie. Perché no? Grande Supercard, grande Supercard. Mi rendi sempre orgoglioso di questo gioco. Ogni tanto mi pento di giocarlo. Ogni tanto vedi, queste sorprese me le fai, quindi sono contento, eh. Sono veramente contento. Abbiamo la nostra Sasha Banks Freebie per la Rumble 21. Mi sa che aumenteremo un sacco un po' i deck in quella, eh. Comunque, vabbè, a parte questo, ragazzi, direi di andare subito a farci anche Seth Rollins Pro. Perché qui, ragazzi, quest'oggi abbiamo fatto un sacco di roba.
Io alleno anche lei, ovviamente. Chi li diamo? Chi li diamo? Io le donne non ce le vorrei sprecare perché mi servono magari nel Giant List femminile. Andiamo con le WrestleMania 36, che ho qualcosa da buttare, ce l'ho. Tipo, vedi. Tante ce l'ho. Edge, legge di Pasqua, ragazzi, è da quasi un anno che ce l'abbiamo, lo sacrifichiamo adesso. 98 su 100, gli diamo un miglioramento elementale, forse uno ci basta. E Sasha è al 100%, ragazzi, io a questo punto andrei un attimo a vedere quali sono i deck che abbiamo già potenziato. Nel top 8 abbiamo ovviamente lei, che è più forte perché fa parte della fusione, 4 milioni e 4 è roba. Per quanto riguarda Road to Glory, siamo finalmente a Mastodonte. Ci saremo con Seth Rollins quasi certamente. Qui no, rimane uguale perché tanto le donne non giocano. Mentre Last Man Standing, siamo arrivati a Mastodonte Plus. Ottimo. Giant Leashed, siamo sempre a Sciame. Un po' schifoso come deck. Abbiamo quasi raggiunto con Women's il deck dei maschi, praticamente. Clash of Champions, siamo più o meno lì. War Games, auto di riempimento, siamo arrivati a Sciame Plus. Va bene, ci sta. Ragazzuoli, che dire, facciamoci la pro. Combinabili, la Rumble 21, set. Sblocchiamoli, spero di averli messi in qualche deck in particolare, ma credo di no. Nuovi, no, infatti. Vai! Ah, attenzione, allora, dopo la sconfitta 55% possibilità di giocare l'incontro con nuove statistiche o sforamento, dovete 50% di applicare il danno in eccesso. No, sforamento è veramente OP, o sforamento tutta la vita. E abbiamo fatto anche l'obiettivo del... poi lo dico, del Super Pass. E Seth Rollins, con l'animazione che è veramente bella. Me piace, me gasa. 5.009. Allora, aspetta. Blocchiamo la carta, grazie. Pro Royal Rumble 21, guarda che bello. Andiamo ad allenarlo, ovviamente. Madonna, parte da 5.003, è veramente OP. Madonna, che bestia. WrestleMania 36, andiamo ad Adam Cole. Anche lui ha fatto il suo, ormai non ci serve più. 5.006, deve ancora fare un po' di livello. Chi li diamo? Chi li diamo? Avanguardia abbiamo qualcosa, sì. Shina. 105. 5.690.000 di forza, comunque intorno a 5.700.000 di media, veramente un portento. Andiamo a mettere nel performance negli impeti le nuove carte. Alziamo tutto quanto. E a questo punto, ragazzoli, andiamo a vedere i nuovi deck aggiornati. Allora, siamo a livello, ok, abbiamo confermato la Rumble, non si torna più indietro. Benone, non si torna più indietro. E Road to Glory, siamo a Mastodonte. No, per poco, peccato. Qui ci siamo arrivati a Royal Rumble. Poco. E vabbè, allora me lo giocherò lo stesso in questo modo. Peccato, perché altrimenti potevo competere anche per la carta speciale, ma non mi interessa. Ma andavo direttamente a Mastodonte e Royal Rumble subito. Peccato. Invece mi tocca partire sempre da Sciame. Vabbè, devo comunque giocarsi gli incontri. Magari con qualche anche miglioramento di equipaggiamento, forse si riesce a fare qualche cosa. Allora, abbiamo anche qualcos'altro di compensa ladder. Risultato cosa? Vabbè, poi Royal Rumble 21 Pro. 15 carte estrazione, va bene. Allora, prendiamoci le ricompense del Super Pass e poi si conclude questo video con il Wild Wednesday, ragazzi. Altre ricompense là. Magari qualcosa di buono arriverà, visto adesso nuovo livello, nuove ricompense, migliori ricompense più che altro. Allora, nel Super Pass c'è qualcosa da prendere. Riscuoti, esatto. Super Pass 3. Pam! Oh, Shelton Benjamin, Mastodonte. Io ho già una carta Mastodonte San Valentino. Sapete, mi sa che era davvero lui, Shelton Benjamin. No. Chi era allora? C'avevo già una... Ah no, era Cedric Alexander. Vabbè. Peccato, mi sono imbrogliato. Sarebbe stato bello. Uomo, Mastodonte, infatti. Cedric. No, Cedric. Invece questa scelta un Benjamin nuovo. Ma comunque ci servirà, carta San Valentino comunque potente. Purtroppo non faremo mai la prova, almeno per ora, spero di farla, ma difficile. Vabbè. Ragazzuoli,
Siamo a un quarto d'ora di video, penso che possiamo concluderlo con le ultime ricompense Wild Wednesday. Ragazzi, abbiamo fatto veramente il mondo in questo video, penso... Ah, oddio, facciamo anche la ricompensa, perché è vero. Altri ticket per noi. Wow, perfetto. Yeah, andiamo di nuovo nel Super Pass e abbiamo completato anche la missione. 25 su 25, 50 punti non ci sono serviti, però a questo punto mi sa che completeremo tutto quanto. Prossimo, cioè, prossimo video, ragazzi, penso andremo a concludere direttamente le missioni del Super Pass con tutte quante. Ci manca questa qui, l'ultimo livello, dove c'è un'altra carta San Valentino. Ragazzi, ci abbiamo completato il Super Pass al 100%, più le missioni dei bonus dell'ultima settimana, dove ci daranno... Vabbè, ci danno 125 cuori, ma non è che ci possiamo fare chissà che cosa, quindi vabbè. Ragazzoli, comunque completeremo il Super Pass nel prossimo video. Andiamo a prenderci anche i crediti. Che male non fanno, abbiamo fatto un bel po' questo video. Andiamo avanti. Il supporti, anzi, prima il miglioramento, vediamo un attimo un po' cosa che ci dà. Bam! SummerSlam 20 biomeccanico. Vabbè, non male. Mi sa che sono cambiate... Possibile che ha cambiato la forma delle carte, tipo SummerSlam... elementali... Hanno cambiato la forma, erano differenti mi sembra prima possibile, o so io che do di matto, sto sbarellando, non mi ricordo. Allora, supportino ragazzi, se ci dà. Siamo un po' in deficit di manager, siamo rimasti un manager un po' più vecchiotti, abbiamo quelli più che altro... Sciame qualcosa abbiamo, ma non sono i manager forti, abbiamo più che altro quello biomeccanico, e SummerSlam 20, quindi siamo indietro, ci serve qualcosa di più potente. No, abbiamo anche un mastodonte, ma... Serve la coppiata vincente. Vai! E vai. Tanto per cambiare. Ma niente da fare. Ragazzoli, siamo alla conclusione del Wild Wednesday. Pacchetto con tre wrestler all'interno. Questa volta siamo a Royal Rumble 21. Quindi le ricompense potenzialmente sono migliori. Vediamo se ho ragione di credere di trovare all'interno questo pacchetto qualcosa di buono. 3, 2, 1... Oh, c'è una mastodonte, potrebbe essere buono. Comunque, doppia sciame, va bene. Kevin Owens, tra l'altro c'ho ancora da fare le pro sciame. Allora quella, se magari qualcosa potrei fare. Ci ho mai pensato, c'ho da fare la pro anche di The Miz e quell'altro. Cameron Grimes e... Non ce l'ho, niente pro, niente, nessuna delle tre pro, peccato. Tutte e tre carte nuove, credo, penso di sì. Però, ci ho mai pensato, ma combinabili, sciame. E c'ho da fare ancora Cesaro, che cavolo. Ispirazione e catena, facciamo catena, va. Facciamo anche dei Miz, poi alleniamo a tempo debito entrambi, rovescio, difesa, facciamo rovescio, va. Non più, io non vado mai sulla difensiva. Allora, facciamo che... Pro, sciame, alleniamo Cesaro. Perché se lui ci dà lascia passare per Ring Domination in modo da giocarci fin da Royal Rumble 21 sarebbe veramente OP come cosa. Veramente buono. Sacrifichiamo il nostro Shawn Michael del primo Clash of Champions. Pensa che onore. Ancora 5 livelli, 5 livelli di boia. SummerSlam 20, qualcosa da dare senza niente, 5 carte, va bene, dai. Ok, ragazzi, andiamo ad aggiornare il deck Ring Domination, così almeno poi questa sera giocheremo per bene. Yeah. Soli, penso che meglio di così non possiamo fare. Meglio di così non potevo fare. Però come un po' di culo questa sera per giocarmi, perché siamo arrivati appena appena, quindi i match saranno veramente difficili, ma insomma, penso di meritarmi tutto quanto. Penso di meritarmi la vittoria qui in Ring Domination. Si parte da Mastodonte con le shard queste qui e lasciamo queste per favore gioco. E mi gioco queste guarda, quella speciale non mi interessa. Quindi sarà più semplice, più veloce, più bello, essenzialmente. Ragazzuoli, concludo qua questo video, abbiamo fatto veramente il mondo, siamo finalmente all'ultimo livello di Supercard e siamo pronti a questo punto a salire ancora altri due semilivelli per prepararci a WrestleMania 37, che tra poco comincerà la road to WrestleMania. Noi al solito ci vediamo al prossimo video, ci vediamo alla prossima.